Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video leggermente diverso dal solito. In realtà non è tanto il video che è diverso, ma è l'argomento che è un po' diverso dal solito, perché io di solito non tratto questi argomenti. Però è il 27 gennaio, è la giornata della memoria e siccome io sul mio canale porto dei contenuti anche che riguardano i libri, ho pensato di citarvi quelli che secondo me sono i libri più significativi di questo capitolo nerissimo della nostra storia. Quindi vi cito dei libri un po' particolari dei quali di solito io non parlo sul canale. Considerando però la giornata e considerando anche che secondo me non dimenticare non significa solo mettere un post su Facebook, ma significa anche studiare la storia, entrarci un pochino dentro alla storia, cercare di capire quello che è successo e tenerlo sempre bene a mente in modo che noi e comunque le generazioni future non commettano mai più qualcosa di così terribile come quello che è stato lo sterminio, che non dimentichiamoci che sono morte 6 milioni di persone e sono morte in un modo orribile, disumano, e anche quelli che non sono morti comunque ne sono rimasti segnati veramente a vita. Quindi è una cosa che a me fa veramente venire i brividi. E volevo appunto darvi qualche consiglio di lettura, almeno per quella che è la mia esperienza di lettura di questo argomento e quelle che sono le mie opinioni, ovviamente. Io in questo video non vi citerò dei romanzi, ma solo ed esclusivamente libri che riportano delle testimonianze reali. Quindi sono libri che sono stati scritti tutti quanti da persone che nei campi di concentramento ci sono state davvero. Quindi sono libri duri, sono libri difficili da leggere. Io stessa quando li leggevo comunque mi dovevo fermare un po', ho fatto delle lunghe pause, perché se io penso che quelle cose sono successe davvero e quella persona sta raccontando qualcosa di atroce e terribile che ha vissuto sulla propria pelle, comunque vi assicuro che vi vengono i brividi. Però io credo che non si possano mettere certe cose chiuse in un cassetto. Credo che non dimenticare significhi anche avere il coraggio di sapere, di apprendere certe cose, di fare certe letture. Però mi fermo con queste lunghe premesse e cominciamo subito con i libri che secondo me sono tra quelli più significativi. Poi ovviamente ce ne sono anche altri. Io uno ce l'ho qua con me, invece gli altri li avevo presi in biblioteca, quindi vi farò vedere semplicemente un'immagine. Il primo è Tu passerai per il camino di Vincenzo Pappalettera. Questo racconta la storia dell'autore, che è appunto Vincenzo Pappalettera, che è stato catturato nel 1944 ed è stato deportato a Mauthausen. Lì ha subito veramente delle atrocità infernali, ma il libro ha una particolarità: comincia con la liberazione. Quindi quando voi cominciate a leggerlo, scoprirete proprio come hanno vissuto la liberazione. E poi da lì invece torna indietro nel tempo e comincia a raccontare tutto quello che è successo, quindi dal viaggio, quindi proprio il periodo che ha passato nei vagoni del treno finché non è arrivato sul campo e tutto quello che lui ha subito. La cosa che già mette i brividi è il titolo, perché se voi ci fate caso, il titolo è Tu passerai per il camino. E questa lui racconta che è una frase che molto spesso veniva ripetuta nei campi, perché come sicuramente sapete, molti venivano messi nelle camere a gas, quindi poi passavano attraverso il camino, perché c'era proprio un fumo che si alzava e appunto andava a significare che le persone erano morte in queste camere a gas. Quindi tu passerai per il camino era proprio come dire andrai nella camera a gas e passerai attraverso il camino, quindi era un po' come una minaccia di morte certa. E questo è un libro che io vi consiglio. All'interno ci sono anche delle immagini che ovviamente sono immagini reali, sono delle fotografie. Quindi è anche in parte illustrato e io l'ho trovato molto bello, molto duro, ma molto bello. Un altro libro veramente molto famoso è Se questo è un uomo di Primo Levi. Questo è un libro che attraversa veramente tutte le fasi, quindi il viaggio, le prime esperienze sul campo, la permanenza nel campo, il lavoro, le notti che erano lunghe, interminabili, il freddo, la temperatura, racconta veramente un sacco di cose e poi un passaggio importantissimo che è quello dell'assegnazione al laboratorio di chimica, perché Primo Levi era un chimico e questo gli ha garantito la sopravvivenza, perché comunque loro avevano
avevano bisogno di qualcuno che facesse quel determinato tipo di lavoro e quindi diciamo che ha avuto questa opportunità di salvarsi anche grazie alle sue competenze in chimica. Racconterà anche la permanenza in infermeria, quindi proprio tutta una serie di cose. E anche questo ovviamente è un libro duro perché racconta un'esperienza reale, però io ve lo consiglio caldamente. Un libro che invece è leggermente diverso è Il diario di Anna Frank. È leggermente diverso perché Anna Frank nel suo diario non racconta l'esperienza sul campo di concentramento, ma racconta l'esperienza in cui lei è rimasta nascosta per non essere catturata insieme alla sua famiglia. Quindi in questo libro non ci sono esperienze dirette nel campo di concentramento, ma è proprio il diario di Anna, quindi lei descrive le sue esperienze, quello che lei prova, il fatto che si fosse rifugiata ad Amsterdam nel 42 con la sua famiglia per sfuggire appunto alla cattura, ed è una raccolta di scritti. Lei scrive queste cose, questi suoi pensieri che sono stati raccolti appunto in questo libro. Il diario a un certo punto però si interrompe perché nel 44 la famiglia è stata scoperta e sono stati arrestati, deportati nei campi di concentramento e Anna morirà a Bergen-Belsen nel 45, nella primavera del 45, a causa di una malattia che ai tempi era diffusissima nei campi di concentramento, ossia il tifo. Alcuni amici della famiglia di Anna hanno conservato questi appunti perché li hanno salvati, diciamo, loro erano in questo appartamento segreto e questi amici sono riusciti a salvare gli appunti e li hanno consegnati a Otto Frank, che è il padre di Anna Frank, che inoltre è l'unico sopravvissuto. E lui ovviamente si è occupato della pubblicazione di questi scritti della figlia. Un altro libro che secondo me è significativo è Il fumo di Birkenau, che è di Liana Millu. Questo è un libro tutto al femminile perché racconta sei storie tutte al femminile. Ovviamente sono storie vere che sono accadute nel campo di Birkenau, che fa parte sempre del complesso di Auschwitz. E lei racconta proprio le sensazioni che provavano queste donne, i problemi delle donne vissuti appunto nel campo, e anche questo è un libro che secondo me è particolarmente duro perché racconta comunque delle esperienze vere, però rispetto agli altri ha una particolarità. Io l'ho trovato più scorrevole nella lettura, quindi non mi sono dovuta fermare. A differenza degli altri, in cui ho proprio avuto bisogno di una pausa, questo invece ero riuscita a leggerlo abbastanza, diciamo, con scorrevolezza. Inoltre ero anche molto giovane quando l'ho letto, quindi penso che sia anche abbastanza alla portata dei più giovani, insomma. L'ultimo libro che vi cito è stato scritto da Settimia Spizzichino e si intitola Gli anni rubati. Lei è stata deportata nel 1943 e racconta la sua esperienza ad Auschwitz e a Bergen-Belsen. Lei scrive questo libro, lo dice proprio anche durante le interviste, perché è un'esperienza che fa parte della sua vita, quindi lei non ha mai voluto dimenticarla, ma ha voluto proprio scrivere questo libro affinché tutti sapessero e tutti potessero ricordare quello che era successo e lo ha scritto anche in memoria di chi invece non ne è uscito vivo. Lei racconta che già mentre era nel campo aveva intenzione comunque di scrivere un libro su queste esperienze, quindi io questo ve lo consiglio proprio caldamente. Bene, questi sono i 5 libri che secondo me vanno a rappresentare un pochino meglio questo terribile capitolo della storia. Io vi invito a scrivermi nei commenti se avete letto qualcosa in proposito, se avete letto uno di questi oppure se ne avete letto uno che magari io non ho citato e che mi consigliate. Vi invito a mettere un like al video non tanto per me, ma proprio perché oggi, a maggior ragione, essendo la giornata della memoria, vorrei vedere sotto a questo video più like possibili. E ripeto, non per me, ma proprio per le vittime. Facciamo questa cosa, facciamola insieme. Mettete un like semplicemente perché può essere anche questo un altro modo per non dimenticare. E ovviamente, se vi va, se ne avete voglia, condividete il video sui vostri social, su WhatsApp, e anche questo non ve lo chiedo per me.
Ma perché essendo la giornata della memoria ed essendo questo un video in cui io do qualche consiglio di lettura sul tema dell'Olocausto, potrebbe essere magari interessante per qualcuno e soprattutto aiuta a non dimenticare. Io sapete che non vi chiedo mai di condividere un video perché se mi seguite lo sapete, non ve l'ho mai chiesto, però questa volta secondo me è importante diffondere il più possibile questi libri e queste letture. Io mi fermo, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.